I legali rappresentanti delle amministrazioni comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno sottoscritto le 5 convenzioni relative ai servizi associati che nell'ambito del percorso riguardante la nascita della nuova Pescara saranno accorpati per la gestione unica dal 1 gennaio del 2024. Si tratta dell'ufficio di statistica, della centrale unica di committenza, del servizio di progettazione per l'accesso ai finanziamenti europei, della protezione civile e dello sportello unico telematico del SUAP. Le suddette convenzioni sono previste dalla revisione della legge regionale approvata a marzo scorso. L'augurio è che ora si possa procedere speditamente verso la nascita della città metropolitana prevista nel 2027. È un primo passo concreto, reale, verso l'unione delle tre città. Noi riteniamo che sia sicuramente un passaggio importante. Dopo anni di parole, di dibattiti, di tante polemiche, finalmente si fa sul serio, dico io, e cominciamo bene, cominciando a sottoscrivere queste convenzioni da parte dei tre sindaci. C'è tanto da ringraziare oggi per questa firma congiunta che finalmente vede i tre comuni coinvolti armoniosi e insomma con spirito di condivisione davanti al futuro che si deve regalare al nostro territorio. È un passo importante, sicuramente ci saranno dei servizi unificati e noi, come sempre fatto dall'inizio di questo percorso, abbiamo dimostrato comunque senso di responsabilità e abbiamo votato in Consiglio Comunale all'unanimità, benché così a Pescara avere il ruolo di capofila. Noi auspichiamo proprio questo, e cioè che con la massima serenità poi si approvi anche lo statuto. L'assemblea straordinaria a maggioranza assoluta ha licenziato un testo che sarà poi approvato dai tre consigli comunali. Spoltore e Montesilvano chiaramente approveranno con la stessa coerenza e ci attendiamo che anche a Pescara accada lo stesso. La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha respinto il ricorso presentato da Alfonso Prosperi, candidato sindaco della lista Alleanza Civica nelle ultime elezioni amministrative del Comune di Atri. Attraverso il ricorso Prosperi mirava all'annullamento delle elezioni tenutesi in Atri il 14 e 15 maggio 2023, adducendo presunte violazioni che sarebbero state commesse in 7 dei 14 seggi elettorali presenti e nella compilazione dei verbali. Abruzzo, con il proprio verdetto, ha confermato invece alla guida della città il sindaco Pier Giorgio Ferretti. Sia io che in generale l'amministrazione avevamo vissuto con molta serenità anche l'attesa per questo giudizio. È ovvio che oggi siamo ancora più tranquilli, ancora più sereni e ancora più sicuri delle cose che pensavamo, cioè che non ci sono state tutte quelle cose che avevano dato a voler far intuire e continuano a dire, cioè che ci siano stati brogli elettorali. La verità vera è che loro si sentono semplicemente perseguitati, ma è una cosa che hanno solamente nella loro mente. Fino a ieri, ecco, con loro ce l'avevano gli elettori di Atri, oggi evidentemente anche i giudici ce l'hanno con loro, perché questo è il loro atteggiamento. In realtà quello che è accaduto è che, nonostante avevano fatto un'armata a Brancaleone, nonostante si erano riuniti tutti, nonostante avessero riunito il diavolo e l'acqua santa, nonostante i 15 anni di governo che oggi si avvicinano, vanno verso i 20 anni, nonostante loro rappresentavano quindi di fatto la novità, la verità vera è che hanno perso. Perché questo è. Abbiamo letto e apprezzato il dispositivo, adesso il 130 del codice del processo amministrativo ci dice che il TAR avrà tempo 10 giorni per depositare le motivazioni. È chiaro che siamo tutti in trepida attesa di conoscere queste motivazioni, perché insomma è stato molto secco il TAR nel rigettare il ricorso già in prima udienza, senza aprire a possibili verificazioni che erano state anche richieste dai ricorrenti. Sicuramente noi lo interpretiamo come veramente l'interpretazione più autentica di quel principio di democrazia che poi si esprime anche con il principio del favor voti, cioè il voto popolare, la volontà popolare è stata preservata e conservata.
Il prefetto di Teramo Fabrizio Stelo ha presieduto questa mattina la prima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per iniziare a pensare alle misure da adottare in vista del match tra Città di Teramo e Giulianova del prossimo 1 ottobre, derby che torna dopo 15 anni. Lo stadio Bonolis sarà aperto anche alla tifoseria giallorossa, a cui sarà destinato il settore ospiti, ma si parla anche di una porzione della tribuna e del settore distinti. Se ne saprà di più in occasione del GOS convocato per la prossima settimana, con l'obiettivo di organizzare insieme alla società giallorossa di mettere a disposizione pullman per la tifoseria ospite. Non mi piacciono espressioni tipo preoccupazione, partita a rischio, stadio blindato. Noi faremo di tutto per prevenire ogni tipo di incidente, ogni tipo di contatto fra le due tifoserie. E ovviamente, se dovesse succedere qualcosa, non potremo che essere inflessibili con la tolleranza zero cosiddetta, ma faremo di tutto perché sia una partita di calcio. I tre filoni sono l'afflusso dei tifosi delle due tifoserie, la partita, quindi quello che avviene dentro lo stadio durante i 90, anzi ormai 100 minuti di calcio giocato, e poi il deflusso, quindi poi la gestione anche dei parcheggi, delle due strade di collegamento principali fra Teramo e Giulianova, quindi la statale nuova e la statale vecchia, che sia una festa di sport, che lo sfottò ovviamente ci sta, perché la rivalità è giusto anche che ci sia. Ecco, ci si fermi alle parole, insomma, noi faremo di tutto, però appunto l'appello a entrambe le tifoserie, perché ci si goda una domenica al netto ovviamente che tutti vogliono vincere, questo è ovvio. Ci sono almeno due generazioni di tifosi che non hanno mai visto e assistito ovviamente al derby, quindi è un'occasione unica, ecco perché dobbiamo pensare a questa giornata come una giornata di festa, una giornata di sport, per quello che è il derby più importante non solo della provincia di Teramo ma uno dei derby più sentiti d'Abruzzo. Dobbiamo assolutamente sensibilizzare tutti affinché diventi una festa, una partita sentita sì di agonismo sportivo ma che rimanga solo lì. Sono due squadre che sono organizzate tutte e due per vincere il campionato, questo non è un segreto, e quindi io sono convinto che sarà anche questa una partita importante, non tanto la prima ma quanto la seconda, perché nella seconda partita al ritorno al Fatini saremo nel clou del campionato, sarà il mese di febbraio, arriveranno i mesi più difficili per le squadre, però per me, ripeto, il messaggio che dobbiamo far passare è sì sana rivalità, sì agonismo, ma facciamo sì che tutti quanti possano andare in sicurezza a vedere la partita.